Nella mattinata odierna i carabinieri del comando provinciale di Firenze hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Firenze, Siena, Brindisi e anche in Albania grazie alla collaborazione della Polizia di Stato albanese. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini che hanno permesso di individuare un gruppo criminale organizzato composto prevalentemente da soggetti di nazionalità albanese, dedito all'importazione, al trasporto e alla distribuzione di ingenti quantitativi di marijuana. Lo stupefacente trasportato a bordo di imbarcazioni dell'Albania sulle coste brindisine veniva stoccato in isolate località litoranee attraverso l'appoggio logistico di pregiudicati appartenenti alla criminalità pugliese. Successivamente, mediante l'utilizzo di corrieri, la marijuana veniva inviata in un flusso costante alle principali piazze di smercio italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano e Firenze. Proprio in Toscana l'organizzazione disponeva di un nucleo particolarmente attivo nell'approvvigionamento di marijuana per la vendita nei comuni fiorentini, aretini e senesi. Nel corso dell'indagine è stata sottoposta a sequestro circa mezza tonnellata di stupefacente.